una gara per giovanissimi, la presentazione di un libro, uno spettacolo teatrale. Oggi i ragazzi che si schierano in griglia, meglio di così questo pedalazzo non poteva partire. Assolutamente d'accordo, è stata una cosa fantastica ieri, sarà bellissima oggi, una giornata che ci ha voluto veramente premiare. Credo che sia il modo migliore per partire col pedalazzo 2016. Cristian, corsa di casa, oggi bisogna dare il 100%. 100% sicuramente, anche perché per ripagare soprattutto lo sforzo di Claudio, che anno dopo anno sta sempre crescendo con sta gran fondo e va sempre a migliorare. Quest'anno ecco, ci vediamo ospiti dell'Autodromo di Vallelunga, sempre grazie al lavoro di Claudio che costantemente, giorno dopo giorno, mette sempre un tassello in più al suo castello. Oggi una bella sgambata tra amici in attesa degli appuntamenti importanti. Sì, sicuramente vista l'assenza di corsi in questo periodo, un po' sono state due settimane in cui non ho corso, quindi vengo qui a fare un po' di allenamento e niente, in attesa dei prossimi appuntamenti come domenica a Monte Cassiano, poi correrò Villa di Villa e il Giro del Marocco. Oggi attraverseremo a passo turistico l'autodromo di Vallelunga, succede solo nel ciclismo. Beh, questo è bellissimo, l'organizzazione, devo dire, questo nuovo percorso è meraviglioso, complimenti agli organizzatori, da quello che vedo è un buon inizio, insomma non, il pedalazzium è sempre una garanzia. Oggi una bella sgambata tra amici senza l'affanno di vincere o di andare in fuga. No, assolutamente, sono venuto qui per fare allenamento e ne ho approfittato perché sono stato due giorni a Velletri a trovare i suoceri, diciamo i genitori della mia amorosa Lisa che è qui con me tra l'altro, e ne approfitto per fare questa bella giornata in compagnia per fare un po' di ritmo a gara, visto che per due settimane e mezzo non correrò gare ufficiali, quindi starò qui in mezzo ovviamente senza interferire nelle della corsa e sto cercando di stare tranquillo lì davanti. Michele, lo scorso anno tu hai vinto questa gran fondo, quest'anno corri con la squadra che lo organizza, oggi bisogna assolutamente fare bene. Certo, a un anno di distanza sono cambiate alcune cose, tra le quali la squadra, il team. Claudio Terenzi, organizzatore, ha dato sempre il massimo per i suoi eventi e anche oggi ha messo in piedi questa gran fondo in modo impeccabile. Ovviamente è una responsabilità in più non deluderlo e speriamo che la fortuna ci assista. Tutto è pronto per la quarta edizione della Gran Fondo dei Laghi Città di Campagnano Romano. Sono 868 i ciclisti schierati in griglia per gareggiare sul percorso unico di 120 km, accompagnati da un numeroso drappello di cicloturisti che si cimenteranno nel percorso di 50 km attorno al lago di Bracciano. Non solo ciclismo, ma un'autentica due giorni di eventi che hanno avuto come location straordinaria l'autodromo Piero Taruffi, che ha ospitato il villaggio, il pasta party e tutte le operazioni della vigilia, tra cui lo spettacolo Avrei voluto essere Pantani di e con Davide Tassi e la partecipazione di Sandro Donati, la presentazione del libro di Paolo Foschi, Omicidio al Giro, l'incontro con il mental coach Domenico Maccalini e lo short track di mountain bike a cui hanno partecipato quasi 100 giovanissimi. Tra le diverse personalità schierate al via anche il pilota Giancarlo Fisichella, l'ex professionista Alessandro Proni, l'ex campione del mondo dilettanti Leonardo Giordani e gli attuali professionisti Alan Marangoni del Team Cannondale e Andrea Cacciotti della Unieuro. La gara si svilupperà su un tracciato di straordinaria bellezza nella Tuscia romana. Dal centro di Campagnano Romano il gruppo entrerà nell'autodromo di Vallelunga e dopo aver compiuto un intero giro della pista si dirigerà verso Trevignano Romano per la partenza ufficiale.
Da Trevignano la gara interesserà Bracciano, Manziana, Oriolo Romano, Vegliano, Capranica, Ronciglione, Caprarola, Nepi, per fare infine ritorno a Campagnano dopo 116 chilometri. Gli atleti al via attraverseranno il parco regionale e il complesso lacuale di Bracciano e Martignano, la riserva naturale di Monterano e il parco suburbano Marturanum in un'area ricca di testimonianze etrusche e romane. Per quanto riguarda la sede di partenza e arrivo, Campagnano Romano si trova sulle pendici del Monte Razzano a 270 metri sul livello del mare. Il paese sorge su un'altura di roccia tufacea circondata da fossi naturali sui colli che formano le pendici della Valle di Baccano, antico lago vulcanico poi prosciugato. Il territorio è costituito da altopiani in tufo utilizzati a coltivazioni agricole, da valloni scavati da fossi e da pendici ricoperti da boschi allo stato naturale, tutti elementi caratteristici della struttura geomorfologica dell'Etruria medio orientale. Il territorio comprende inoltre la costa orientale del lago di Martignano e parte dal lago regionale di Veio. Con la nostra telecamera intanto andiamo sul gruppo dei partecipanti, alcuni ciclisti della Liverini, la società campana che ha aderito al circuito Pedalazium di cui fa parte questa manifestazione, la Gran Fondo dei Laghi Città di Campagnano Romano organizzata dal team Terenzi, circuito Pedalazium che si è aperto appunto in quel di Campagnano, continuerà il 10 aprile con la Gran Fondo Città di Farensabina valida per il campionato italiano master della Federciclismo Gran Fondo e Medio Fondo, il 1 maggio in quel di Fiuggi con la Gran Fondo Città di Fiuggi Valerio Agnoli, il 12 giugno la Gran Fondo dell'Appennino Reatino, la chiusura ha il 4 settembre in quel di Cassino con la Gran Fondo Città di Cassino. Questo è il circuito Pedalazium. Intanto con la nostra onboard camera andiamo a vivere la gara all'interno del gruppo che è montata sulla bici del bravo Christian Mariani, team Terenzi, che ci farà vivere le emozioni della corsa direttamente dall'interno del gruppo. Entriamo nell'autodromo di Vallelunga, una delle chicche di questa edizione della Gran Fondo. L'autodromo Vallelunga Piero Taruffi vanta una ricca storia ed è sempre punto di riferimento per tutti gli appassionati. È proprio tra queste curve che sono state scritte pagine importanti dell'automobilismo italiano. Un circuito molto tecnico, apprezzato dai top drive delle due quattro ruote, ideale per il collaudo di nuovi modelli racing e stradali, test tecnici, prove libere ed eventi con molti partecipanti. Con la nuova configurazione la pista nel 2004 ha ricevuto l'omologazione FIA per i test di Formula 1, diventando punto di riferimento per i test di diversi team. L'attività dei test coinvolge il tracciato nel periodo invernale. Intanto abbiamo visto inquadrato Giancarlo Fisichella, parlavamo di piste e di ciclisti e di piloti, vediamo ancora inquadrato Giancarlo Fisichella. Dicevamo il periodo invernale vede scendere in pista anche molte categorie differenti come WTTC, Le Mans Series, FIA GT e Formula Superstar e tutti i campionati nazionali ed internazionali. Nell'estate 2006 sono stati realizzati nuovi box e nel biennio 2007-2008 l'autodromo ha ospitato il campionato mondiale Superbike. Ancora inquadrato il pilota Fisichella, per lui oggi l'occasione di girare sull'autodromo di Vallelunga in sella ad una bicicletta e non ad un monoposto. L'autodromo ha ospitato il campionato mondiale di Superbike nel 2007-2008. Non esiste miglior contesto per eventi che coinvolgono direttamente gli appassionati dell'automobilismo e del motociclismo, ma come ha voluto evidenziare Claudio Terenzi, anche del mondo delle due ruote, grazie a questo giro che la Gran Fondo dei Laghi, città di Campagnano Romano, questa emozione che la Gran Fondo dei Laghi, città di Campagnano Romano, ha voluto riservare agli oltre 800 partecipanti alla Gran Fondo.
L'uscita dalla pista dei partecipanti dopo il giro, i ciclisti lambiscono la splendida sala congressi dell'autodromo di Vallelunga di Campagnano di Roma. Ora ci si allontana dall'autodromo che ha caratterizzato la prima parte, chilometro zero, partenza ufficiale della manifestazione. Abbiamo già detto il giro all'interno della pista dell'autodromo Vallelunga Campagnano di Roma, poi c'è stato subito la partenza ufficiale, prima azione di giornata, escono allo scoperto il campano Roberto Cervo della Rocca Bike Liverini e Stefano Montini del team Terenzi. Per quanto riguarda la parte agonistica della corsa, sono da tenere d'occhio il vincitore della scorsa edizione Michele Scotto da Busco Ischitano e i compagni di squadra Cristian Nardecchia e Nikita Eskov. Oltre al solito Matteo Cecconi, Alessandro Nanni molto brillante in queste prime prove di stagione e Luciano Canezzaro. Per le gare, attenzione, per le ragazze, attenzione a Costanza Martinelli, Elena Cairo, Manuela Lezzerini e Cristina Rulli. Nel frattempo arriviamo con la testa della corsa a Trevignano, siamo al chilometro 10 di gara, ancora testa della corsa, al comando troviamo sempre Cervo e Montanini, sui quali si è riportato un altro atleta, ma alle loro spalle sta rinvenendo un drappello in cui troviamo tra gli altri Alessandro Nanni, Giovanni Nucera, Nikita Eskov e Michele Scotto da Busco, che oggi non vuole farsi sorprendere nella corsa di casa che aveva vinto già lo scorso anno. Gruppo degli inseguitori con la onboard camera montata sulla bici di Cristian Mariani, proprio Mariani in compagnia dei compagni di squadra Nardecchia e Aloisi cerca di tenere a freno il gruppo per far prendere margini di vantaggio a Scotto da Busco ed Eskov, i due ciclisti della team Terenzi che sono nel gruppo dei battistrada. Ottimo gioco di squadra quindi per il team Terenzi, che naturalmente ci tiene a far bene in questa gara organizzata da Claudio Terenzi. Trevignano Romano è tra i comuni con la bandiera arancione del Touring Club Italia. Sul lago di Bracciano, nel versante di Trevignano Romano, grazie alle favorevoli condizioni meteorologiche presenti tutto l'anno, vengono praticati molti sport acquatici come vela, canoa, immersioni subacquee e windsurf. Sono presenti di conseguenza molti circoli velici. Il versante di Trevignano Romano, soprattutto nel periodo tardo primaverile estivo, usufruisce di una buona ventilazione proveniente da ovest, nord-ovest oppure da sud-ovest, spesso direttamente dal mare, che in linea d'aria dista soltanto pochi chilometri. Altri sport terrestri come il trekking, mountain bike, parapendio vengono apprezzati grazie alla favorevole conformazione del territorio. Intanto con le immagini andiamo ai vari drappelli che si sono costituiti dopo il via ufficiale. Abbiamo ricordato lo splendido momento all'interno dell'autodromo di Vallelunga. Ne approfittiamo intanto per ricordare che la Gran Fondo dei Laghi si è svolta con il patrocinio di tutti i comuni interessati dal percorso della Regione Lazio, della città metropolitana di Roma Capitale, il prezioso supporto di Pisei, Named Sport, Oxego, Editoriale Aurea, Caffè Nero e Sarto. Inoltre ricordiamo che la manifestazione è gemellata con la Gran Fondo di Ischia, la 100 km Isola Verde Ischia, che si terrà il giorno 8 maggio. Un bel successo anche quest'anno quello riportato dal circuito Pedalazium, giunto alla quarta edizione, che ha chiuso la campagna abbonamenti con 600 tagliandi, un successo dovuto alla massima cura con la quale gli organizzatori delle 5 gare in calendario danno vita ad ogni appuntamento, partendo innanzitutto dalla sicurezza del percorso come mission principale. Due le novità importanti dell'edizione 2016 del Pedalazium: innanzitutto, da 4 gare in calendario si è saliti a 5 con l'ingresso della Gran Fondo Città di Cassino, che va a colmare un vuoto che il circuito aveva nel sud del Lazio. L'altra grande novità è costituita dal percorso unico, ad eccezione della Gran Fondo Città di Fara in Sabina, valida quale campionato italiano per la specialità Gran Fondo e Medio Fondo della Federciclismo. Tutte le altre gare in calendario si svolgeranno infatti su percorso unico, a garanzia di massima sicurezza per tutti i partecipanti. Le premiazioni finali si svolgeranno in occasione del Gran Fondo Campagnolo Roma.
ulteriore novità, le classifiche squadre per favorire la partecipazione numerosa dei team e società sportive. Ancora le immagini sul gruppo dei partecipanti, oltre 868 i ciclisti al via, un gran bel numero se si considera soprattutto la data la concomitanza di manifestazioni di carattere internazionale come la Gran Fondo La Eguaglia, che era stata in precedenza spostata e poi inserita in concomitanza con questa manifestazione, dunque ha colpito nel segno Claudio Terenzi e il comitato organizzatore di questa Gran Fondo dei Laghi Città di Campagnano di Roma. Attenzione, perché nel frattempo il nostro Cristian Mariani è uscito dal gruppo principale degli inseguitori, ha terminato il percorso che costeggia il lago e si inserisce in una rampa che lo porta in direzione di Manziana. Siamo al chilometro 22 di gara, proprio su questa rampa viene raggiunto dal compagno di squadra Nardecchia e da Luisiano Canezzaro, dunque questi più diretti inseguitori del drappello al comando. Ecco ancora le immagini sui più immediati inseguitori, la onboard camera montata sulla bici di Cristian Mariani. Stiamo costeggiando l'incantevole Bracciano, uno splendido paesino italiano situato a metà strada tra Roma e Viterbo, che unisce in sé la pace, la bellezza di una natura protetta e l'affascinante mistero che avvolge la sua storia, vecchia più di 1000 anni. Il paese si erge su di una collina sopra le acque limpidissime dell'omonimo lago di Bracciano, di origine vulcanica, nel quale ci si può immergere per trovare refrigerio nelle calde giornate estive e dove si possono praticare immersioni subacquee, canoa e numerosi sport velici. Naturalmente, visto anche il clima mite, è anche un luogo molto caro ai ciclisti. Risalendo i vari drappelli in direzione Manziana incontriamo il bravo Massimiliano Nicoletta del biciclo team New Limits, biker che non disdegna le gare su strada e in circuito. Nel frattempo raggiungiamo Manziana, circa chilometro 34 di gara, comune che vanta un territorio naturalisticamente ricco, inserito in un contesto altrettanto interessante e vario all'interno del comune di Manziana. Infatti è possibile visitare l'omonimo bosco e la famosa caldara, oppure passeggiare per le vie del paese alla riscoperta del centro storico di un tempo. Nel circondario è invece possibile visitare le rovine di Monterano o passare una giornata nella natura della riserva, visitare la Faggeta e la Mola di Oriolo, le tombe etrusche della Tuscia meridionale e molto altro ancora. Questo è quanto offre il comune di Manziana, che ha ospitato anche il passaggio di questa Gran Fondo dei Laghi città di Campagnano di Roma. Ancora le immagini sui protagonisti della gara, Alessandro Basile, il portacolori della Rocca Bike Team Liverini, la società campana presente a questa manifestazione, che ha salutato sia il nostro operatore che i protagonisti di questa prova. Abbiamo raggiunto Orioli e troviamo in il gruppo con la testa della corsa femminile, cioè la leader della prova al femminile, è Costanza Martinelli e la campionessa italiana Elena Cairo a guidare questo gruppo. Attenzione però, perché Radio Corsa, a cura dell'ottimo Massimo Pisani del team MGM Corse, ci comunica che alla testa della corsa c'è un'azione importante. Il drappello degli inseguitori che abbiamo visto a Trevignano ha raggiunto gli uomini al comando in località Veiano. Michele Scotto D'Abusco del team Terenzi e Giovanni Nucera della Cicli Gaudenzi sono prepotentemente usciti dalla testa del gruppo facendo il vuoto alle loro spalle. Oriolo, 38esimo chilometro di gara, Oriolo Romano è situato a 400 metri sul livello del mare, sui rilievi dei Monti Sabatini, al confine tra la provincia di Roma e di Viterbo, di cui fa parte il territorio comunale di Oriolo, si espande in una zona collinare ricca di boschi d'alto fusto. Raggiungiamo Veiano, chilometro 46 di gara, situato lungo la via Braccianese Claudia. Il borgo di Vigliano sorge vicino al fiume Mignone ed è bagnato dall'affluente Crovino, composto di due parti nella zona vecchia, le quattro vie
in mattonato con selci circondato le mura del castello medievale, scandito da tre torri di difesa, mentre la parte nuova si concentra attorno alla piazza. Ancora immagini sul gruppo, sulle retrovie del gruppo, un gruppo diviso in più drappelli. Abbiamo già detto come al comando ci sia stata la rasoiata dei due protagonisti di questa gara sino a questo momento, Nucera e Michele Scotto da Busco. A Vegliano possiamo anche apprezzare come tutti gli incroci siano ben presidiati e la bontà dei ristori di questa gran fondo. Claudio Terenzi non ha lasciato nulla al caso, questa è una manifestazione che è sicuramente destinata a superare numeri ben più elevati degli attuali 868 ciclisti al via, che comunque, come già sottolineato, rappresentano un ottimo numero vista la concomitanza di altre manifestazioni. Cristian Mariani, che monta la nostra onboard camera insieme a Nardecchia e Cannizzaro, ha raggiunto Montini e Nikita Eskov e sta per affrontare la discesa molto tecnica che lo porterà a costeggiare il bellissimo lago di Vico, dove è previsto anche un tratto cronometrato. La storia di Cristian Mariani, per quel che riguarda la sua attività, nasce a Roma nel 1974, è un amatore puro, inizia la sua attività per conquistare un miglior stato di forma, inizia a pedalare tra i cicloamatori nelle Gran Fondo, alla Gran Fondo Cesarini a Terni nella stagione 2012. Con il trascorrere delle stagioni si rende sempre più avvincente la sua attività, conquista una forma migliore che gli permette anche di ambire a qualche risultato importante. Così, appassionandosi alla bicicletta, nella stagione 2014 conquista il campionato regionale della Federciclismo, bissato l'anno successivo in quella di Cantalice, dove rivince ancora una volta la maglia di campione regionale FC. Quest'anno ha conquistato l'ottavo posto alla Gran Fondo di Terni, Città dell'Amore. Ancora le immagini sul drappello dei partecipanti. Nel frattempo Mariani inizia il tratto cronometrato e vediamo dalla sua onboard camera Nardecchia che allunga in solitaria. C'è il tentativo di Nardecchia, pronta comunque la risposta di un altro protagonista. Ricordiamo che davanti c'è ancora il tandem costituito da Michele Scotto da Busco e Nucera, inseguito da Pietro Buzzi e Alessandro Nanni. Questa dunque è la situazione, Scotto da Busco e Nucera davanti, primi due inseguitori, poi gli altri. Con la nostra moto stiamo ancora costeggiando il lago di Vico, siamo circa a chilometro 64 di gara. In testa al gruppo ammiraglie troviamo il bravo Alberto Guerre in compagnia del professionista Alan Marangoni, che molto correttamente non tira essendo ospite della manifestazione, ma sostiene Guerre e il resto dei partecipanti. In questo gruppo, come detto, si trova anche Matteo Cecconi e il sempre combattivo Angelo Curi. La nostra moto si avvicina alle posizioni di testa della corsa e incontriamo il drappello dove si trova anche Cristian Mariani con la nostra onboard camera, che ci permette di vivere le emozioni dal gruppo. Ed eccoci finalmente su Nardecchia, che ha quasi terminato il tratto in salita cronometrato. Nardecchia lo scorso anno ha vinto la prova che chiudeva il Pedalazium in quel di Cantalice. Al comando sempre la coppia costituita da Michele Scotto da Busco e Giovanni Nucera, alle loro spalle troviamo due inseguitori, Buzzi e Nanni. La nostra telecamera intanto sta risalendo il gruppo, lo splendore delle immagini del lago di Vico con il gruppo dei protagonisti che sta tracciando il percorso di gara. Pietro Buzzi del VIP Team, che insegue distaccato a più di due minuti il drappello dei battistrada, davanti a lui
c'è Alessandro Nanni, 1 minuto e 40 il suo ritardo sulla testa del gruppo, pertanto Buzzi insegue il più immediato inseguitore dei battistrada con soli 20 secondi di ritardo. Vedremo se riuscirà a riportarsi su di lui. Siamo alla seconda ora di gara, la media è di 35 e 100. Con le immagini andiamo al più immediato inseguitore della coppia al comando, costituita da Michele Scotto da Busco e Giovanni Nucera. Siamo al chilometro 72 di corsa e finalmente siamo sui protagonisti assoluti di questa prova: Michele Scotto da Busco, ischitano, e il siciliano Giovanni Nucera. Per loro una storia quasi simile, approdano al mondo delle due ruote da giovani, ma devono emigrare in altre regioni per svolgere a livello agonistico la loro attività. I due uomini al comando entrano in Caprarola, che si trova sul versante sud dei Monti Cimini, ad est rispetto al lago di Vico, arroccata su uno sperone tufaceo, è posta tra le vie consolari, ora strade statali, Cassia e Flaminia. Sul territorio comunale si erge il Monte Fogliano, per la bellezza dei luoghi è stato oggetto nel 1995 degli studi della scuola di architettura del principe Carlo d'Inghilterra. Caprarola rappresenta uno degli esempi urbanistici più significativi del Cinquecento. L'antico borgo medievale venne squarciato per far passare una spettacolare via dritta che dai piedi della collina sale scavalcando burroni in parte riempiti e in parte superati con due ponti fino a raggiungere il piazzale antistante, l'imponente Palazzo Farnese. I due in testa intanto attraversano anche il comune di Nepi, splendida città che sorge su un vasto promontorio tufaceo, origini riconducibili all'età preistorica, all'era preistorica. Il nome deriva dall'etrusco Nepa, che significa acqua, ed è ricordata per essere la città delle terme dei Gracchi, da cui sgorgano ancora ottime acque minerali. Abbiamo detto della coppia al comando, costituita dall'ischitano Michele Scotto da Busco, classe 83, esordiente in una società di Napoli, deve raggiungere la Toscana, intanto 8 km all'epilogo, deve raggiungere la Toscana per svolgere attività da allievo juniores con una media di 3-4 gare all'anno conquistate. Tra gli under 23 conquista i successi a San Casciano, Gambassi e Osimo, che valgono il passaggio tra i professionisti, 2 anni di militanza nella Lampre e 2 anni nella Flaminia. Il miglior piazzamento, il 5º posto a Larciano nel suo primo anno da professionista. Transitiamo dinanzi all'autodromo di Vallelunga, siamo veramente alle battute conclusive, sicuramente Nucera ha uno spunto più veloce, ma l'arrivo in leggera salita potrebbe favorire Michele Scotto da Busco, che cerca uno straordinario bis. Ricordando ancora la carriera di Michele Scotto da Busco, dopo il professionismo nel 2007 ha appeso la bicicletta al chiodo per quel che riguarda l'attività professionistica, ha aperto un negozio ad Ischia e fondato il team amatoriale che porta il suo nome. Nel 2015 si è aggiudicato la Gran Fondo dei Laghi e la Gran Fondo 100 km Isola Verde città di Ischia. Giovanni Nucera è nato a Mussumeli, nella Sicula Mussumeli, emigrato in Toscana anche lui per svolgere attività tra gli under 23 nella stagione 2006-2008, ha conquistato diversi piazzamenti. Nel 2013 inizia la sua attività amatoriale, nel 2014 ha conquistato il successo in 3 gare. Tra i successi conquistati, la Gran Fondo Cesarini, la Gran Fondo Sardegna, la classifica finale del Giro di Sardegna e 2 prove. Nel 2015 si è aggiudicato la Gran Fondo del Capitano e la Gran Fondo dei Colli Amerini. Attenzione, perché c'è il tentativo di forzare il ritmo da parte di Michele Scotto da Busco. Abbiamo detto come Michele Scotto da Busco senta molto questa gara organizzata dal patron del suo team, il team Terenzi. In un tratto in breve salita ha provato ad allungare, ma è stata pronta la risposta di Nucera. Siamo ormai all'ultimo chilometro, superato l'ultimo chilometro con la coppia al comando, si studiano i due. Michele Scotto da Busco in testa, si gira, controlla Giovanni Nucera, sa benissimo Michele che il ciclista sicuro è più veloce di lui in volata e dovrebbe evitare, almeno per non aver
brutte sorprese, l'epilogo in volata, ma i due sono ancora insieme, siamo ormai alle battute finali per la coppia al comando, a guidare è Michele Scotto da Busco della team Terenzi, alle sue spalle Giovanni Nucera che sta controllando, vedremo se sarà lanciata la volata negli ultimi metri. Scotto da Busco e Nucera, nessuno prende l'iniziativa, abbiamo già più volte sottolineato come Nucera abbia uno spunto più veloce rispetto a Michele Scotto da Busco, continuano a studiarsi i due, siamo ormai alle battute finali, si sta entrando nel vialone di arrivo e Michele Scotto da Busco che sta forzando l'andatura, è lanciata la volata, si alza sui pedali Michele Scotto da Busco, scarica le sue energie residue, Giovanni Nucera non riesce ad avvicinarsi a Michele Scotto da Busco che va così a scrivere per la seconda volta il suo nome nell'albo d'oro del Gran Fondo dei Laghi, città di Campagnano di Roma. Successo di Michele Scotto da Busco della team Terenzi davanti a Giovanni Nucera della Cicli Gaudenzi, al terzo posto Alessandro Nanni team Forlì, quarto posto Piero Buzzi, al quinto Cristian Nardecchia, sesto Luciano Canezzaro, settimo Nikita Eskov, ottavo Cristian Mariani, nono Simone Lanzillo, decimo Matteo Cecconi. Una gara al femminile che ha visto il successo di Costanza Martinelli della team Tinky Ladies Pinarello, un ottimo successo partecipativo per la Gran Fondo dei Laghi città di Campagnano Romano, ma soprattutto una due giorni dedicata al ciclismo giovanile, dedicata ai numerosi eventi collaterali, culturali e di promozione del territorio voluti da Claudio Terenzi. Ci tenevo veramente tanto oggi a far bene, uno perché anche l'anno scorso ho vinto su queste strade, due perché quest'anno correvo in casa e questa vittoria tutta la squadra se la meritava perché la stavamo inseguendo da già le prime due gare, solo che per causa di sfortune non arrivava la vittoria. Finalmente oggi è arrivata in casa e sì, come dicevi tu, ha un valore aggiunto. Che finale, Michele, una vittoria allo sprint di fronte a tantissima gente, che emozione! Sì, l'arrivo veramente è quello delle grandi occasioni, bellissimo, la gente calorosa ad aspettarci qui all'arrivo, veramente un bel arrivo. Per me è un onore arrivare anche con un corridore come Michele, un ex professionista, dai, speriamo bene per le prossime Gran Fondo, oggi un bel secondo posto. Oggi è andato tutto bene, devo dire, sono partita malino e ho detto mamma mia come sto oggi, mal di gambe, ho perso il gruppo così, poi intorno al lago ho ripreso fiato, piano piano siamo andati in progressione, abbiamo ripreso il gruppetto con Elena che mi dispiace purtroppo ha bucato e mio malgrado mi sono ritrovata in testa, per cui ho tenuto per fortuna il ritmo del gruppo tirato sempre da Marcello che oggi mi ha proprio finito. E bellissima Gran Fondo, durissima, complimenti all'organizzazione, veramente bella, più bella ancora dell'altro anno. Sindaco, si conclude quella che è stata una vera festa per il comune di Campagnano di Roma. Sì, non c'è dubbio, guardate, quando abbiamo iniziato credevamo che sarebbe stata una cosa molto importante, ma diciamo, quello che è successo ha superato anche le nostre aspettative. E il numero di partecipanti, l'entusiasmo che c'è stato è stato veramente importante e quindi, come dicevo prima, mi auguro che anche nei prossimi anni possiamo ripetere questa esperienza. Imperatori, il circuito Pedalazzi è partito alla grande e chiudiamo questa giornata con la splendida immagine dei leader con le maglie dell'Ale. Diciamo che questa corsa negli anni ha sempre che fatto dei numeri importanti e quest'anno ha consolidato gli iscritti in maniera eccezionale,
con circa 200-300 corridori in più, quindi diciamo che il lavoro del Pedalazium, oltre 600 abbonati, ha portato quasi 600 iscritti extra agli abbonamenti del Pedalazium. E oggi veramente una bella edizione, con complimenti a Terenzi che come ci ha veramente fatto fare una bella giornata e hanno aderito tutti quanti i ciclisti di questa manifestazione. Speriamo che anche noi a Cantalice, come Road Bike Cantalice, possiamo offrire il meglio di possibile. Claudio Terenzi, colpo doppio, non solo la manifestazione è stata un successo, ma l'ha vinta un vostro atleta. Sì, Michele è riuscito a imporsi in questa competizione, ma secondo me era un obiettivo secondario. Il primo obiettivo era quello che la manifestazione avesse un suo successo, come spero sia stato. E adesso, dopo un po' di riposo, ci riprogetteremo per l'edizione 2017. Colpo d'occhio degli atleti che attraversavano l'autodromo di Vallelunga è stato straordinario. Sì, quello l'ho sempre immaginato, invece oggi l'ho visto realizzato, è stato un colpo d'occhio bellissimo, spettacolare, e anche gli atleti sono rimasti molto soddisfatti di questo passaggio sulla pista.